Ehi, la ciurma! Io sono Mazzetes e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Magic 2015. La nostra prossima avventura sarà Roiling Plain. Innanzitutto mi scuso per il ritardo anche di questo video, ma se avete letto su Facebook, se chi non mi segue su Facebook, mi segua su Facebook perché aggiorno sempre su che cosa sta capitando. Ho detto che appunto sono lievemente malato, niente di grave, però appunto tra i vari impegni, tra il fatto che non sto particolarmente bene, non ho trovato molto tempo per dedicare ai video, però mi impegno e ce la faremo. Tra l'altro voglio ringraziare No, va bene, parliamo dopo. Vi lascio in suspense. You defeated the hostile core, but you might, you, no, but your journey towards Gul'drad's might be thwarted as the very lands of Zendikar rise up against you. Ah! Dice, abbiamo sconfitto anche Kor, ma il nostro viaggio verso Gul'drad's potrebbe essere interrotto perché la stessa terra di Zendikar si solleva contro di te. Sarà un mazzo verde, suppongo. No, però prima parlava di Canyon, quindi forse su montagna. No, però credo. Lo credo più come. Allora. No. Facciamo un mulligan. No. No, restart. Non mi piaceva come mazzo perché non avevo nessuna carta buona da giocare inizialmente. Adesso vediamo. Sì. Sì, poi ho anche un Nimbus Wings che può essere utile. Abbiamo l'Aegis Angel. Abbiamo anche l'Advocate of the Beast che però non è utilissimo. Però è comunque buono. Abbiamo un discreto numero di mana. Quindi direi di giocare il nostro carissimo Spire Tracer, che ci aiuterà di sicuro. Adesso vediamo un attimo anche in base al tipo di. Ah no, è un rosso. Rosso e verde? Vedremo. Gioco un bianco giusto per. No, Nimbus Wings su lui non conviene perché già è come se avesse volare alla fin fine. Non ce l'ha, ma. È come se non ce l'avesse. Quindi, no, continuiamo. E passiamo alla fine del turno. Allora. Un'altra carta, ma non ha giocato nessuno, per fortuna. Allora, noi giochiamo un'altra terra. È un Trained Karkar o un Advocate of Abyss? Noi giocherei questo. Sì. Visto che comunque ha 3 di difesa e non è niente male. E andrei con questo. Il Trained Karkar lo giocheremo al turno successivo se non avremo abbastanza mana per giocare qualcosa. Cioè, se non ci viene nient'altro di giocabile, insomma. Perfetto, l'abbiamo già portato a 18, che non è male. Un'altra terra rossa e non sta giocando niente. Questo non mi lascia assolutamente per niente tranquillo. Nimbus Wings posso. Potrei metterlo su. Sull'Advocate of the Beast, ma per ora non mi sembra necessario, diciamo. Quindi gioco il Trained Karkar e attacco con questi due. Fin tanto che posso. Sperando che non abbia nessuno con haste. Altrimenti potrei pur sempre sacrificare il nostro Trained Karkal, nel senso è un 1-1. Quindi non è una carta. Bisogna farsi troppi scrupoli, insomma, per sacrificare in caso di necessità. Intimidate, more info. Ah,
Ah. Ah, può essere bloccato solo da Rossi. Non mi piace. Forse si renderà necessario il nostro mazzo rosso in questo caso, però potremmo sempre. Riuscire a terminare il tutto in fretta. Il giro dopo metterei un Nimbus Wings su Advocate of Beast. Anche perché non posso utilizzarlo per fermare lui, quindi mi attacca e non posso fermarlo, no, infatti. Però mi farà. Cioè, però mi fa 3 danni a turno. Io parto con un vantaggio di 6 se riesco a infliggergli più danni a turno di quanto non faccia lui. Perfetto. Ah, però per uno e per un rosso è tappato. Però, a difendermi potrebbe farmi dei danni comunque. Ora no, ma il turno successivo sì. No, metterei Aegis Angel a questo punto. Un permanente indistruttibile, io direi il Guild Gate. Prenderei con questo e con questo. Che non possono essere fermati, perché se attaccassi con uno di questi due me lo ucciderebbero, quindi. E non vendicherei neanche chi mi uccide. Beh, effettivamente avrei potuto attaccare con questo. No. Sì, avrei potuto tappare uno di. Cioè, avrebbe tappato uno di due e non avrei potuto usarlo. Oddio, ogni volta che entra una terra in campo mi fa un danno. Porca miseria. Infatti prende questo e mi fa un danno. Adesso attaccherà con quello di sicuro. L'altro no. Perché Summoning Sickness. Quindi non può attaccare allo stesso turno in cui è stato evocato. E adesso dovrei. Allora, Seraph of Emesis quanto varrebbe? 5-5. Con volare. Ne manca ancora uno. 5-2-7. 5-1, sì. Tappiamo questo. Però poi dopo. No, cancel. Questo quanto mi dà? Più 1 e più 2 a volare. Se io facessi un più 1 più 2 a questo, verrebbe un 3 più 1 4 più 5 9. Non chiuderei comunque. Quindi. Ma toccava a me, scusa. Che è un istantaneo quello. Ah, mi ha fatto 5 danni alla fin fine. Poi mi consiglia Nimbus Wings. Sì, facciamo un Nimbus Wings più che altro. Facciamo un Nimbus Wings sul Trained Caracal. Così che posso fare un lifelink che potrebbe tutelarmi un po', insomma. Poi posso giocare anche le Seraph of Emesis. Però tappando lui. No, tappando un sacco di roba. Quindi no, meglio continuo. Adesso gli faccio solo 8 danni, ma recupero 2 di vita e. Non è male. Se per caso attaccasse con due, quello non posso bloccarglielo e quello posso bloccarlo tranquillamente con Advocate of Beast. Quindi diciamo che per ora sono discretamente a posto.
meno che lui non riesca a distruggermi questo turno. Anche perché i mazzi rossi sono abbastanza distruttivi e potrebbero fare un fracco di danni a volte. Insomma, adesso mi fa un danno perché ha giocato una terra. E mi attacca con quello e basta. Vabbè, quindi niente. Potrei dire che questo giro l'abbiamo scampata. E il prossimo turno giochiamo il Self of Amessis e chiudiamo la partita. Anzi, adesso non devo nemmeno più convocarlo. 6 e 1, 7. E tu ne hai bisogno di 7? Infatti, conferma. Quindi a questo punto io attaccherei con 1, 2 e 3. E andrei a chiudere la partita. Devo dire assolutamente che questa partita è andata bene per il fatto che mi sono uscite le carte giuste al momento giusto, altrimenti non avrei assolutamente potuto sopravvivere a lungo al suo mazzo. Perché i mazzi rossi richiedono una partita abbastanza veloce per riuscire a sopravvivere, quindi o riesci a farcela subito o altrimenti è un po' complesso. Tranne il caso dei Minotauri, non so se ricordate che la siamo riusciti a farcela con i cavolfiori, diciamo. 11 minuti, direi che possiamo provare anche la battaglia successiva, vediamo come va. Al massimo, comunque, vediamo che tipo di carte, che tipo di mazzo ha lui, quindi possiamo comunque portarci avanti. Mannaggia, piove ancora, ragazzi. Che tempo fa da voi? Qua piove. Piove sempre. Salve, signor antiquario. No, naturalmente lui non mi sente, sono dentro casa, però non importa. Continua a piovere. Continua a piovere. A me non dispiace la pioggia, eh. Anzi, mi piace anche abbastanza, perché poi tutti gli alberi, i prati si rinverdiscono, eccetera, eccetera. Vabbè, adesso no che è inverno, però c'è cioè, quasi inverno, autunno. The demon of Nyxilis was once a planeswalker, but he has been imprisoned on Zendikar. Cioè, il demone of Nyxilis prima era un planeswalker, ma ora è stato imprigionato a Zendikar. Come entri nella fortezza dell'estrema oscurità, appare prima di te con un. Chuckle piano. Un leggero chuckle, boh. Non so cosa sia un chuckle. Bene, bene, un altro degli Scagnozzi? Di Sorin, dubito che farai meglio degli altri. Fare non vuol dire fare, eh. Però nel senso che il contesto, cioè, nel senso, vabbè. Perdonatemi, ma l'inglese lo so solo da autodidatta. Proviamo, sì. Dai. Facciamo così, e Trained Caracal. Suppongo che avrà un mazzo nero e rosso. Ma non è assolutamente detto, eh. Nero ci ho preso. Non giochi niente? Ah, ecco, mi sembrava. Tenacious Dead. Quando muore, puoi pagare. Se lo fai, ritorna. Per quello che è tenace, cioè può continuare a rigiocarlo. Al costo di un mana solo in più. Beh, ma è anche un 1-1, non è che sia una cosa, un chissà che cosa. Ho bisogno di mana verde, però, no, non mi conviene attaccare, perché lui morirebbe, ma potrebbe rievocarlo, quindi meglio di no per ora. Adesso lui, se non gioca altro, mi attaccherà con quello. Se glielo blocco. Ah no, non mi attacca con quello. Ma è sciocco, potrebbe rigiocarlo. Ah, perché voleva giocare questo. Ah! Se lo sacrifica, io perdo una vita e lui ne prende una. Lo sacrificherà o meno? No, non lo sacrifica. Beh, meglio per noi. Ho bisogno di mana, assolutamente. Non so come andrà a finire questa partita, cioè nel senso, noi ci proviamo, però. No, non conviene. Non conviene attaccare col Trained Caracal, perché lui lo rigenera quello, quindi ci conviene formarci una piccola difesa innanzitutto per
Prevenire pasticci, oddio, cosa sta a fare? Ma guarda, c'ha un corpetto, che cazzo è? È tipo un lupo mannaro con una coda da demonio, un casco da mucca, vestito da gladiatore con un corpetto. Ah, se muore ogni giocatore perde 3 vite. Vuole farmi perdere le vite direttamente dalle sue carte, insomma. Questo è quanto. Non posso giocare ancora nient'altro, perché quella è una carta verde, ma non posso utilizzarla ora. Lui ha un sacco di carte toste, quindi ora credo che attaccherà con qualcosa di discreto. Infatti, allora, quale dei due posso bloccare? Allora, questo... Se lo sacrifica, fa cic e ciac. E questo, se muore, può essere risuscitato. Quindi userei il Trained Karkal per bloccare questo, così che non può più utilizzare quella fregatura. E l'altro prendere il danno, perché non voglio sacrificare il Lone Missionary per una cosa che può rievocare, insomma. Lui ci fa un danno, ma noi lo recuperiamo con il nostro Trained Karkal. Per fortuna. Così restiamo ancora 24, un altro... ma gliel'ho ucciso per nulla, allora, me l'ha rigiocato, vabbè. Sign in Blood. Ah, mi farà pescare 2 carte e perdere 2 vite. Infatti, CVD... E non mi viene mana, tra l'altro, no, questa è un po'... pessima, è come partita. Potrei fare... Oh, ho 3 carte Hunt the Weak, cioè... Perché ho un Primal Hunt Beast però. Che a prova di magie potrebbe bloccare un fracco di roba. E potrei utilizzarla poi per un Hunt the Weak. Quindi sì, assolutamente questa. Sperando poi che ci capiti il nostro Advocate of the Beast. Perché assolutamente ci sarebbe comodo. Per potenziare quella bestia, no? Per farlo diventare un 100-100. No, non... Speriamo di no, altrimenti devo registrare tipo 70 miliardi di... sì, fammi perdere altre 2 hit. Fortuna che c'è il Lone Missionary, altrimenti... E beh, mi ha dato un mana. Non è male. Questo non posso ancora giocarlo, 5-2, mentre io ne ho 5 e basta. Però potrei giocare un... più 3 a travolgere, e se fa danno... A un giocatore prendi tutte le carte che... Se io mettessi un 6-6 a quello, lui non potrebbe neanche bloccarmi. Nel senso che li ucciderei tutti. Perché mi dici di giocare un Wandering Wolf? Ah, lui magari dice giochi questo che ti costa 2, giochi questo che ti costa 3. E ce ne hai di più che non... Sì, forse è meglio, eh. Hunter's Prowess possiamo provarla dopo. Però ci darebbe anche un discreto numero di carte se non... E però poi non possiamo difendere. Se lui non blocca non possiamo difendere. No, è effettivamente meglio giocarla in un secondo momento e adesso giocare queste due. Sì, il consiglio era furbo. Nel senso che se avessimo attaccato con questo, lui probabilmente non avrebbe bloccato, perché avrebbe perso carte, cioè perso creature per niente, perché avrei pescato comunque un sacco di carte e gli avrei inflitto parecchio danno. Cos'è questo? Non capisco. Vabbè, no, io non voglio attaccare per ora. Preferisco più che altro farmi una forte difesa contro questo mazzo nero e aspettare le creature con volare. Cioè, una ce l'ho già e non è niente male. Però adesso vediamo. Renegade Demon. È un 5-3! Porca miseria! Cioè, ma non so se ci rendiamo conto. Ma se non mi viene mana, porca pupazza. Hunt the Weak prende un più uno e più uno. Ma quello, non, quello mi muore comunque. Se qua mi dice di giocare un Standing Troops, che
che è un 2-1 e mi rimarrebbero 2 di mana, non posso giocare l'Angelic Edict. Potrei esiliarlo qua, ma non è troppo pericoloso alla fin fine. Beh, sì che è pericoloso, è un 5-3. Cioè lo ucciderei, ma ne perderei una carta. Oppure potrei sacrificare uno di questi. E se invece usassi questo per tirare giù quello, ma poi lui rimarrebbe tappato e non potrei seccargli quello. No, andiamo con questo, sì. Effettivamente cosa ho detto prima? Facciamo un po' di difesa prima di avere le creature con volare. Poi devo aspettare il mana, porca pupazza. Se non mi arriva mana, mi arrivano solo Hunt the Weak. Mi attacca col 5-3. E se usassi il Lone Missionary per fermarlo? Potrei usare il Lone Missionary e questo. Così lo secco anche, perdo due carte meno importanti. Io direi di sì. Gli facciamo 3 danni, lui ce le uccide entrambe, ma... Se non l'altro la perde. Ah. Lui decide prima di seccarmi quella e poi di seccare l'altra. Ma è uguale tanto. Perché comunque muoiono entrambe, quindi... Ma porca miseria, un altro ne ha. Vabbè, se non altro ho ancora questo. Oh, una carta foresta. Ma questo non posso ancora giocarlo. 5-1. Se tirassi giù quel, poi mi attaccherebbe con tutto. Angelic Edict, forse è meglio. Sì, tanto le altre non sono un granché, diciamo. Esiliamo lui. E... no, non attaccherei. A questo punto si attacca in una situazione di netto svantaggio, quindi non attaccherà. Speriamo che non evochi qualcosa di clamoroso. E speriamo che ci arrivi qualcosa, un istantaneo. Ah, c'è una creatura che ha meno 3, meno 1 fino alla fine del turno. E sarà questa. Ah, no, questa? Ah, è uccisa! Ah! Sì, mi togli 2 vite, d'accordo. Però pesco 2 carte. Ancora un Hunt the Weak! Ma porca miseria! Giochiamo una foresta perché di altre ne ho abbastanza. Ma porca miseria! Ma porca miseria! Potrei sfruttare questo visto che siamo in sickness. No, non ho più. Non ho più mana, effettivamente. Skippiamo. Il turno dopo attaccheremo con lui. Cosa ci gioca adesso? Cosa ci giochi? Ah, lo sacrifica. Mi fa un danno. Sì! Lui, lo voglio, lui, voglio lui. Così mi pompa quell'altro. Hunt the Weak. Tirerei giù l'altro io, volentieri. Sì, ma con moltissimo piacere. Anche perché sono pieno di sta roba. Questo lo sputo contro qua. Se no un 3-4. Sì, potrei usare questo. Potrei usare questo effettivamente. Così diventa un 3-4. E comunque sopravvive. E in più è Summoning Sickness, quindi lo utilizzo subito. Perfetto, a sto punto io direi che qua ucciso perdono tutti e due 3 vite, infatti. Come
come ricordavo. A questo punto io direi che attacco con questo e con questo. Se mi ne blocca uno, quello muore, deve rievocarlo. Quindi perderà altro mana e magari non potrà giocare qualcosa di... Beh, 9 carte... Cioè può usare 9 di mana, quindi... Lui voglia un più uno più uno. E adesso si curano tutti. Ok. Adesso lui non attaccherà. Sono già 25 minuti di video. Vabbè dai ragazzi, la penultima... È il penultimo video alla fine. Allora, andiamo di un Spire Tracer, sì, va bene. E poi io metterei un Travolgere su lui. Così che non possa essere bloccato. E che faccia un fracco di danno. Cioè, se me lo blocca, pesco una carta in meno alla fin fine. E io attaccherei con questo, questo, questo. Probabilmente mi blocca. Se mi blocca questo, io pesco una carta in più. Altrimenti. Infatti, mi blocca quello. Perfetto. Vabbè, altrimenti sarebbe morto. LOL. A sto giro. Lo rievoca, naturalmente. Pesco un fracco di carte. Allora, io gioco una foresta assolutamente. Il Timberland Guide. Hotended Knight. Quanto mana ho? Ho 3 di mana. Questo sono 2 e 2. Questo è 3. Sì, io giocherei questo. E poi scarterei tutti e 3 gli Ant of the Week. Questo. Assolutamente. Così diventa un 5-5. Allora, scartiamo. 1. Ah, basta quello? Sì, effettivamente ne ho 7 adesso. Allora, gioco una foresta. Poi metterei un... Triplicate Spirits. Conferma. E poi posso mettere anche sia questo che quello? No, solo questo. Una creatura che prende un più uno più uno. Andiamo con lui, con il Primal Hunt Beast. Diventa un bellissimo 6-6. Sapete cosa vi dico? È il penultimo video. Strafacciamo, dai. Ci uccide una creatura, dai. Quale ci uccidi? Uno spettro. Bello. E non attacca. Chissà come mai non attacca. Allora, giochiamo una foresta. Poi giocherei lo Spire Tracer e il Wandering Wolf. Facciamo un Ant of the Week. Lui contro lui. Dai. Tanto per... Facciamo un Ant of the Week. Ma sì, tanto per. Che ne dite se io pot... se io attaccassi con tutto? Vi piace come idea? Giusto così in caso punitivo, no? 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 17, 24. Che dite? Ciao, Scorn of Nyxilis! Ah, first strike, allora attacca prima lei. GG.
Ma tra l'altro non doveva evocare il soldatunco, non l'ho visto il soldatunco. Ah, sì, è là. Detto questo, ragazzi, mi pare che sia stata una grande vittoria in 30 minuti in realtà, ma abbiamo fatto due partite nello stesso video. Io vi ringrazio per la visione e ringrazio soprattutto tutti quelli che sono arrivati al mio canale da parte di CiccioGamer89, perché ho visto che anche lui ha iniziato Magic Now that you have defeated Omnixilus, remove the hedron that has dampened his power. It is an ancient object made with powerful magic. You'll have to defeat Garrick first, and then bind the hedron into him. Its magic will do the rest. Be careful. Garrick already knows you're up to something. He'll be closing in on you fast. When you've recovered your strength, bring the Hedron to me and we can face him together. Too late. LOL. Ragazzi, dobbiamo distruggere lui. Quello che taglia la testa come un'anguria all'inizio del video. Hedron Collector, sì! Abbiamo sbloccato un achievement. Ora possiamo sopprimere Garruk. Eccolo! È lui! Comunque, stavo dicendo, anche CiccioGamer89 ha iniziato a fare Magic. E credo anche che sia più nabbo di me. Parecchia gente è arrivata al mio canale dopo aver visto il suo video. Quindi ringrazio e do un benvenuto a tutti quelli che sono venuti qui per merito suo. Do un salutone anche a CiccioGamer89 se per caso gli arriverà mai. Però vabbè, non importa. Noi ci vediamo a questo punto lunedì prossimo con l'ultimissimissima puntata di Magic. Mi scuso per il ritardo per il video, probabilmente arriverà questa notte, cioè lo sto registrando venerdì stesso. Arriverà questa notte o domani in giornata. Ci vediamo ancora domani per Mindtest. Io vi invito a iscrivervi se per caso non l'aveste ancora fatto. Potete trovare sulla pagina Facebook. Vi invito a mettere un mi piace in modo da restare sempre aggiornati in caso di cambiamenti. Avviso anche su Google Plus, ma più di rado, cioè nel senso spesso mi dimentico. Ciao a tutti, statemi bene. È stato un piacere queste grandi vittorie. Ciao. 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 Ciao.